Le latiniadi sono un esperimento di gamification e di competizione scolastica multimediale applicato allo studio della lingua e della cultura latina. Attraverso l'applicazione online Quizizz, gli studenti, suddivisi in squadre o manipoli, analizzano un passo tratto dall'opera di un autore latino e rispondono a domande a risposta multipla relative al contenuto storico-culturale del testo, al lessico e alle strutture grammaticali. Non è richiesta la traduzione, ma la capacità di comprendere il documento e di analizzarlo per risolvere altri problemi, come per esempio l'interpretazione di una fonte iconografica o di un monumento. Facciamo un esempio. Dopo aver letto l'estratto dal passo di Eutropio, lo studente dovrà scegliere la risposta corretta tra le quattro opzioni proposte. La preoccupazione principale di Traiano, come risulta evidente dalla prima affermazione di Eutropio, non è, come nel caso di Augusto, quella di difendere i confini, ma di ampliarli. Di qui l'espansione oltre il Danubio e la conquista della Dacia. Subito dopo, gli studenti sono chiamati a usare il passo che hanno appena letto per rispondere a una domanda di carattere storico-archeologico. Eccola. Quale famosa impresa di Traiano viene celebrata sul monumento raffigurato nelle immagini? Se gli studenti avranno risposto correttamente alla domanda precedente, non avranno dubbi e digiteranno la prima risposta, la conquista della Dacia. Rispetto all'insegnamento tradizionale, la competenza traduttiva passa decisamente in secondo piano, favorendo l'attivazione di altre competenze, più in linea con la didattica di una lingua moderna. Allo studente si chiede di cogliere il senso generale del testo, anche se non conosce il significato di tutte le parole, e di collegarlo alla rete di conoscenze artistiche e storico-archeologiche sull'argomento che ha acquisito in storia e storia dell'arte. Ma l'elemento forse più dirompente, passi il termine, rispetto alla metodologia tradizionale è il contesto della competizione e l'impatto emotivo che questa inevitabilmente produce su una generazione di studenti abituata alla condivisione e alla dimensione ludica in un ambiente integralmente digitale.